Bene, iniziamo. Per quanto riguarda la formazione sui luoghi di lavoro e gli incidenti, possiamo vedere schematicamente alcuni disegni che ci fanno capire cosa è vietato nel cantiere di lavoro e come si deve naturalmente sottoporre il dipendente a una formazione specifica. E quindi, come potete vedere dalla foto, da questo disegno, com'è che avviene praticamente durante l'iter lavorativo? E vediamo che a colori abbiamo naturalmente l'esempio che dobbiamo indossare il casco. Quindi se stiamo lavorando con dei mattoni, costruzione cementifera, eccetera, ecco che il casco ci protegge. Ecco che, vedete, con la X naturalmente indichiamo errata manovra, e qui abbiamo naturalmente nella diapositiva il casco giallo, quindi potete vedere che deve essere sempre indossato il casco di protezione. Quando si lavora a stretto contatto, che abbiamo ferramenta a chioda e quindi chiodi, eccetera, ecco che l'indumento principale è la scarpa antinfortunistica con la suola in metallo, che deve essere protetta durante il lavoro. Naturalmente non con le scarpe, come potete vedere in questo momento, sono addirittura delle ciabatte, esagerando. Ecco la posizione esatta: mentre si lavora dobbiamo indossare sempre i guanti. Naturalmente i guanti devono essere a norma, anche se sono normali, quindi CE, devono essere dei guanti a norma. Vediamo, quando usiamo il martello pneumatico, ecco che dobbiamo indossare sempre il casco, gli occhiali protettivi, le cuffie protettive insonorizzanti e poi i guanti. Per l'utilizzo di altre attrezzature di lavoro, flex, eccetera, dobbiamo utilizzare casco, occhiali e mascherina che ci protegge dai, naturalmente, agenti atmosferici prodotti dalla lavorazione. Quando si lavora a stretto contatto, anche in un fossato, eccetera, naturalmente deve essere delimitato, deve essere chiuso il cantiere, segnalato con la segnaletica. Naturalmente la segnaletica specifica. Ecco, vedete, quando abbiamo un passaggio di automezzi, naturalmente il lavoratore, oltre a indossare il casco, deve essere protetto, naturalmente deve essere rinforzato dove sta lavorando il sottopassaggio, eccetera. Vediamo qua nello schema la figura, quindi i pistoncini idraulici, eccetera. Quando si lavora con carrucola, carriola, ed ecco, dobbiamo vedere che la passerella non può essere realizzata con un semplice pezzo di legno, una trave, ma ecco che abbiamo naturalmente una passerella. Lo stesso. Ecco, la protezione, cercare di evitare l'incidente significa anche ha dei costi. Quindi realizzare, diciamo, un passamano, realizzare un ponteggio, realizzare qualcosa che protegge il dipendente. Naturalmente tutto ha dei tempi e dei costi, ecco perché succedono gli incidenti, perché tutta questa prevenzione poi determina naturalmente che per far prima non si realizzano. Ecco che magari si ci arrampica, non si utilizzano le scale, eccetera. Siamo sempre al concetto di lavoro, quindi il lavoro dobbiamo terminarlo in tempo e allora la fretta, non proteggersi e non avere le idee chiare per quanto riguarda la situazione di lavoro, però sappiamo benissimo che ha dei costi. Quindi realizzare il passamano in legno, realizzare, però si sveltisce il lavoro, però a discapito della salute, della sicurezza del lavoratore. Ecco, qui abbiamo altri esempi. Abbiamo esempi naturalmente molto chiari che devono essere mentre si lavora in una struttura, eccetera. Ecco che tramite un getto d'acqua possiamo raffreddare l'utilizzo della gru, del mezzo meccanico. Quando si lavora con l'utilizzo di tubazioni, devono essere sempre a norma gli anelli e deve essere tutta la
l'utilizzo dei mezzi e anche delle attrezzature che devono essere naturalmente a norma, non dei semplici, che lo sappiamo benissimo dalle nostre parti, specialmente utilizzano una fune non idonea, quindi le cinghie non sono con gli anelli non sono omologati, eccetera. Ecco, vediamo, sono delle figure molto chiare, quasi bambinesche, ma è molto importante dire che la protezione del datore di lavoro e dei dipendenti, il datore di lavoro è costretto a formare e informare e deve costringere i propri dipendenti a utilizzare questi accorgimenti. Gli accorgimenti hanno dei costi. È un cane che si morde la coda, perché giustamente avere dei costi significa poi perdere tempo. Quindi, e naturalmente i tempi di consegna si allungano. Ecco perché alle volte un incidente scaturisce quando siamo, per esempio, un mezzo come una gru a cestello, piattaforme di lavoro elevabili. La protezione diventa fondamentale, non si può lavorare come al circo, quindi praticamente sospesi nel nulla, tenendosi con un braccio. Oppure quando usiamo mezzi, rulli, eccetera, sempre dobbiamo cercare di utilizzarli, vedete, perché nel mezzo, diciamo, e anche la posizione diventa fondamentale, perché la posizione contro le spalle contro il muro, poi naturalmente renderebbe più pericoloso il lavoro del dipendente. Ecco qual è anche saper riutilizzare il mezzo meccanico, avere la conoscenza di ciò che utilizziamo, come viene utilizzato. E mai, lo fanno tantissimi, trasportare terzi, persone, presso, con dei mezzi che sono atti soltanto per il lavoro, quindi che servono per utilizzare nel cantiere, per spostare macchine di movimento terra, eccetera, perché l'operaio non può, vediamo tantissime volte, purtroppo bambini addirittura, quindi non è un gioco lavorare in sicurezza. Quando utilizziamo delle seghe circolari, ecco, anche come mettere le mani, l'esperienza. Noi sappiamo benissimo che poi, anche se ci sono anni di esperienza, anzi, apporta che poi ci sentiamo più sicuri e quindi poi avviene l'incidente, perché dopo anni che non utilizziamo i guanti, sappiamo come utilizzare la sega circolare, eccetera, poi avviene l'incidente anche in altri mezzi, quindi la pialla elettrica, la pialla, eccetera. Come posizionare una scala? Sembrano stupidaggini, ma le statistiche parlano chiaro. Anche il posizionamento, vedete, a 70 gradi, qui c'è l'esempio con il simbolo del gomito, è fondamentale in una scala a forbice. E ecco un buon consiglio di legare la scala, quindi con una corda, per renderla più stabile. O addirittura quando stiamo lavorando, quindi in bianchino, stiamo lavorando con un prospetto, eccetera, ecco che diventa fondamentale non dondolarsi, accavallare le gambe. Sembrano, diciamo, dei consigli quasi bambineschi, però gli incidenti avvengono purtroppo per la troppa sicurezza o perché utilizziamo con superficialità i mezzi oppure le attrezzature, o per fare prima il nostro lavoro, cerchiamo di velocizzare rendendolo più pericoloso. Quindi, anche vedete, naturalmente, qua si parla di un trabattello. Abbiamo sganciato la sicura, quindi per essere più veloce, poi per spostare il trabattello, e poi avverrà un incidente, un movimento, eccetera, e non consono. Ecco perché. Cosa utilizziamo? Questo si vede tantissime volte in un ponteggio, quindi che utilizziamo dei mezzi, dei materiali non idonei per dare alla base del ponteggio l'equilibrio. I trabattelli, quindi quando costruiamo un muro, ecco come viene posizionato. Addirittura non viene, naturalmente, lo vediamo continuamente, che gli operai utilizzano
praticamente dei mezzi, diciamo, fatiscenti, non, addirittura neanche li montano per far prima, per costruire il muretto a secco, eccetera. Ecco, pulire, ecco, diventa pure fondamentale, quindi la pulizia, l'ordine nel cantiere, ma soprattutto come viene montato a norma il ponteggio. Ci sono un altro corso specifico. Vediamo qua altri esempi, naturalmente, che riguardano sempre il ponteggio, quindi utilizzo non di una fune volante, quindi, ma abbiamo proprio tutta la normativa, perché poi vedremo c'è un altro corso di ponteggio, PIMOS, eccetera, che dice quali sono, come si monta, quali sono i presupposti e quanti addetti, ci vogliono 3 addetti, un addetto al ponteggio, eccetera. Quindi tutto è innormato. Quindi se abbiamo una fossa, quindi coprirla, perché può capitare, un incidente, posso entrare in cantiere anche un esterno, se ha accesso, chi ha accesso al cantiere? Tutto è normato, devono essere delimitati, recintati. Naturalmente è pericolosissimo, vedete, lavorare qua in una struttura senza la protezione esterna. Ecco che andiamo a vedere, moltissimi, vedete, utilizzano una sola trave di legno e poi naturalmente qua addirittura esagerato perché alla base abbiamo traballante la situazione, però ecco, e la velocità, perché fare questo? Perché rischiare la vita? Perché il lavoro dell'uomo deve essere sveltito. Allora, quale sarà? Il giudice poi prenderà in considerazione sempre la vita è più importante del business, del lavoro, quindi perché si cerca di velocizzare per realizzare più profitto. Ed ecco che si rischia nella costruzione delle tegole, durante il lavoro con la motosega, quindi che non si indossano il casco, gli occhiali, che naturalmente la protezione diventa fondamentale, l'utilizzo del martello pneumatico, quindi spine obsolete oppure non a norma, quindi anche il posizionamento, questa è l'esperienza, quindi il datore di lavoro deve formare e informare i dipendenti. E naturalmente l'utilizzo delle grate vanno coperti per evitare che qualcuno possa farsi male, cadere. Ecco la protezione, naturalmente, vedete, verso il basso le punte, quindi perché si può naturalmente essere colpiti, feriti, cadere, eccetera. Sembrano delle stupidaggini, ma tutto poi determina nella sicurezza in cantiere. Vedete, anche questo è molto importante perché abbiamo sempre nella formazione, si parla sempre dei rischi dell'alcol, del telefonino sui luoghi di lavoro, il distrarsi. Quindi diventa fondamentale non essere ubriacarsi, fumare, eccetera, essere naturalmente vigili, magari durante le ore di lavoro diventa fondamentale. Tutto questo per quanto riguarda la sicurezza sui luoghi di lavoro.